Ragazzi, benvenuti trovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su FIFA 20 carriera, allenatore Crotone, questo è l'anno buono, lo abbiamo detto anche l'anno scorso e l'anno scorso non è che siamo andati, no, siamo andati bene, solo che praticamente il vantaggio di arrivare alla fine e poter prendere tutto, ha la possibilità di poter prendere tutto, ossia Coppa Italia, Champions e Scudetto e anche non prendere una mazza, noi abbiamo vinto soltanto la Coppa Italia. Vabbè. Abbiamo acquistato, o meglio, avevo già acquistato Mbappé e l'avete già visto, abbiamo messo, mi avete dato alcuni consigli su alcuni giocatori che possiamo tenere, alcuni giocatori che possiamo mandare via. Martinelli l'ho già messo in lista trasferimenti, proveremo a giocare con Mbappé a sinistra e vediamo naturalmente come si comporta. Mentre invece, per ciò che riguarda gli altri giocatori, alcuni li teniamo, ci manca un secondo portiere decente. Mi avete consigliato di prendere un altro difensore forte e forse ci avete ragione perché obiettivamente Badisce è alternante, però Panzo e Ranieri non sono proprio. Ranieri, per esempio, mi aspettavo molto di più, crescesse molto di più. A centrocampo non dovremmo essere messi male, lo stesso anche in attacco. Diciamo che dipende dal nostro budget perché l'idea sarebbe quella di incassare tanto da Martinelli. E vedere, perché vi ricordo che abbiamo 115 milioni, e vedere naturalmente che cosa possiamo fare. Magari beccare un'altra ala sinistra o destra, dipende naturalmente da che cosa fare con Mbappé se gioca meglio a sinistra o a destra, anche perché vi ricordo che a destra adesso abbiamo anche Godin, tre altri giocatori. Sì, ho messo un po' i ragazzini, questo qua, questo Kouyé. Ha deciso di cedermi, lo so, ma purtroppo siamo d'accordo dunque. Martinelli, apprezzo la sua decisione, anche se sono rimasto un po' sorpreso per non essere stato interpellato prima. Martinelli, che ti devo dire? Mi sto guardando intorno, cioè Martinelli mi dispiace, ma purtroppo ti ho dato un sacco di possibilità. Siamo d'accordo dunque. Poi naturalmente avremmo anche Williams, che potremmo cedere. Mi avete consigliato di simulare queste partite. Il problema è che a volte non vi capisco, cioè nel senso mi dite di simularle, poi le simuliamo, perdiamo, ma non le devi simulare. Mettiamoci d'accordo, perché poi va a finire che diventa complicato. Facciamo che forse vi faccio delle azioni più importanti. Mettiamo anche da questa parte, come si chiama? Godin, Barbuto, dico la verità, mi piangevo col culo vederlo in panchina qua, mamma mia. E facciamo ancora naturalmente qualche altro cambio tipo con Zanellato lo faccio giocare. No, aspetta, che qua ci abbiamo. Vabbè, ma siamo abbastanza bene. Facciamo giocare a Panso al posto di Ranieri. Io giocherei così, dai. Certo, in America però i campi fanno proprio schifo, Aperto, visto che hanno scelto il Dai, De 3-4-3 Menzies. migliore per cominciare questo match. Speriamo che il loro atteggiamento può metterla da lì. Oh, autorete, bella. Ma non era tanto forte, però evidentemente il passaggio di De Menzies era prezioso. Vabbè, bravo De Men. Oh Nana, mi dispiace. Ma mica è colpa del portiere, è colpa del difensore, guarda lì. Occhio. È buona questa, Decisivo. vada, vada, vada. Lancio Dovrebbe lungo. essere buona, dovrebbe essere buona. Ottima la verticalizzazione. Mbappé! Sarà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Certo, però Riuscirà si vede la Pirlo ad differenza, evitare mamma l'errore. mia. Hanno un discreto vantaggio È difensivo. schizzato via. Questo gli permette di non affrettare i Cioè, tempi e lasciare l'ho insieme visto a proprio Pirlo come l'ultima una mossa. saetta. Ma poi ha fatto un Pirlo controllo rimpiazza stre... Arcidi. Guarda che controllo, guarda il Sorpreso controllo! solo davanti al Bom! portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la Cioè, chance che gli è non è capitata. che voglio dire, Martinelli sta giocando da Decisivo una per vita. sembrare all'un. Una alla destra che una alla sinistra. Uila! Attenzione, tutto solo. Gran ha staccato Pirlo Bravo proprio Godin! su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. Dispiace, ma La gira purtroppo preparata per sfiorare un gran praticamente. gol. Colpo di Guarda lì. testa Esposito perfetto per eleganza, elevazione, precisione. si è mangiato un bel Zaniolo, gol, non altrettanto è Pogba. Madam. Oh. Mamma mia, Mbappé! Mamma mia, Mbappé! Occhio che guadagna metri. Cross invitato, ma il pallone viene controllato dalla. Ed è rete!
Lo so, l'ho visto arrivare in corsa, Denzel, l'ho visto arrivare in corsa, eh. Vabbè. Obiettivamente è forte Mbappé, Gol per ribadire eh. ancora Mamma una mia. volta la loro supremazia oggi. Vantaggio che comincia a farsi imbarazzante. Partita Veramente molto attualmente forte, chiusa. però direi che abbiamo dimostrato ampiamente di avere una buona squadra. Ora dobbiamo capire come si comporteranno. Non dico le seconde linee, però abbiamo un paio di giocatori che ho fatto un po' crescere e dovrebbero essere abbastanza forti, cioè forti sulla carta, però dobbiamo sempre vedere. Allora, ci dedichiamo un attimo alla crescita. Nel frattempo abbiamo anche premio torneo 3 milioni e 100. Almeno su questo naturalmente sta salendo. Abbiamo Real Madrid in semifinale, quindi è abbastanza ostico. Naturalmente faremo assolutamente dei cambi perché dobbiamo cercare di arrivare fino alla fine. Allora, sicuramente Enzo l'abbiamo fatto riposare, quindi posso mettere Agi. Poi volevo provare come ala sinistra. Allora, noi abbiamo chi era il ragazzo che non era male? Non era Lopez, era un altro centrocampista che non era male. L'avevo messo, ma non mi ricordo dove cavolo sta. Verdejo, anche se però abbiamo Lopez. Allora, Verdejo è un CC, 19 anni. Lo mettiamo al posto di Enzo. Lo voglio un pochettino provare. Enzo, naturalmente, lo facciamo giocare di qua, così vediamo anche come si comporta. Mbappé ha giocato molto bene da quest'altra parte. Di qua ci mettiamo, sinceramente, il nostro caro amico Barbut, se non posso offendere. Facciamo giocare anche di qua. Ok. E poi inverto Ranieri con Balichen. E di qua ci mettiamo Panzo. Ci serve secondo me uno che sappia giocare anche come centrale, ma anche a destra e a sinistra come difensore. Eh? Un difensore forte ci serve. Dello splendido BC Play Che c'ha il Real Stadium, Madrid come gioco squadra? attualmente avanti di Perugia Vedete che Pasto, non lo so se c'ha Verdejo che sta giocatori dando un'ala, torneo abbastanza tradizionale che forti si o appalla alle semifinali, le cose cominciano a farsi davvero meno forti. interessanti. Si gioca tra Vabbè. Crotone e Real Madrid. Sono rimasti in quattro dopo la fase Barbut, ante che Girona dici? prima di giocarsi la vittoria finale. Fin qui direi che è stato un buon banco di prova per Vai! entrambe. Mamma Entra mia. in rete E se Esposito Gianluigi inizia a Buffon, segnare pure di testa, da... sfortunato, ma di Che? fatto l'arbitro aveva già fermato l'azione per la Perché? segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi Ah, ecco. accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Da qui Sembrava si può strano che escludere segnava di possibili tiri da testa. lì. Occhio, André Gomes. occhio. Mamma mia. Bravo Gran tiro. Dice di no con questo intervento. Verdejo che stavi spezzando le gambe a qualcuno. Come pare che si Terzo voglia tiro. immolare. Adesso palla che si equivale al Bellissimo tiro dribbling. dell'ex Bravo portiere. Verdejo. Visto finora in campo, nessuna Vai delle due Barbuto, guarda. squadre è riuscita ancora a prendere il sopravvento. No. L'occasione è che serve una giocata, un episodio. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. No, chi era quello? Tempo Mannaggia, deve essere finito, incartato. indeciso sulla filampiezza. Aspetta. L'arbitro non È ha dubbi fallo. e indica il dischetto del calcio di rigore per Dispiace. fermare la parità. Tra pochi Dispiace. metri dall'azione ha potuto giudicare Ci hai fatto del male fisico. Siala. L'intervento del difensore Siulie. Giovanni pare Fammi vedere sto indiscusso. fallo. Direttore di gara che fischia un fallo per questo intervento scorretto. Esposito, che dici se È vogliamo cambiare difficile che lato i giocatori si quest'anno? accusino di un fallo, ma in questo caso la scorrettezza era. Palla che Oh! finisce sul palo. Qui la strategia è quella del Eccolo qua. E rassegno. Occhio a questo adesso lancio. Godin Palla si fa verticale verso subito il perdonare. portiere. Occhio. Pallone sul No, un palo. po'. Ma Si avventa sul che fai? portiere. Rigore direttamente, penso, vero? Ah sì. Quindi Si presenta sul dischetto per calciare il manco il rigore. cambio. Allora, stavolta cambiamo lato, Esposito. È che obiettivamente. Freddissimo, la mette Vai. dentro. Pubblico col fiato sospeso per questo Ma io mi rigore. buttare a destra. Porca Gol, splendido rigore. miseria. Chissà E cosa quando la farebbe prendi? Agi su un tiro del genere. Enzo. C'è la parata. Che riflessi. Sempre destra. Era Porca tutto pronto. Perfetto dal dischetto. miseria. Vabbè. No! Sbatto, va sulla Vabbè, traversa. allora. Calcolato bene la potenza. E c'è la parata. Clamoroso. Grande tecnica, grande fortuna e grande qualità. Aspetta. La mette. Meno male. È pronto a partire. Devo parare, questo lo tiro a sinistra.
Bella. No, Rodriguez, mo perdiamo. Mo perdiamo. Meno male. Allora. Ma io mi butterei a destra. Grande Barzuno, grande, grande. Oh, meno male. Dobbiamo migliorare un po' sui rigori. Prima eravamo un po' più bravi, però forse devo angolarli un po' di meno, perché col fatto di dover decidere, per forza devo riangolare, poi ce la giochiamo sempre male. Vabbè, dai, meglio così, quindi siamo anche in finale, arriveranno sicuramente altri soldi ed era importante. Faremo dei cambi, vediamo un po'. La cosa strana è che non abbiamo avuto neanche una richiesta, cioè pareva così, c'era così tanta richiesta per Martinelli. Eppure Martinelli mi pare che l'abbiamo pagato una ventina di milioni, mi pare, tipo 15, una roba del genere, non mi ricordo. Comunque, vabbè. Ufficio, premio torneo 4 e 2. Vabbè, io sinceramente speravo di avere qualcosina in più, ma non fa niente. Ce la facciamo a fare anche una crescita. Offerta per il trasferimento di Ku Yen. Ma sinceramente, 4 e 9 addirittura. Ma anche un'offerta per Rodriguez abbiamo avuto. Ma quando l'abbiamo avuta questa offerta? 22 milioni per Rodriguez. La squadra mi ha detto interessata a questo giocatore. Il suo valore. Ma Rodriguez non è che mi fa tanto esaltare come esterno sinistro. Vi dico la verità. Oh, sono pure parecchi. Io direi di trattare, dai. Proviamo a trattare un attimo, dai. Gli chiediamo qualcosina in più, perché Rodriguez, ma non l'ho visto tanto. Così così direi, dai. Per 22, no. Rinegozia l'offerta, 22 sono pochi, dammela meno 32. Gli dovevo chiedere di più. Mannaggia, perché non chiedo mai di più, non lo so. Vabbè, abbiamo offerto 32 milioni. Trattiamo anche con quest'altro? Che dite? Certamente non mi ha stupito più di tanto, questo ragazzo cinese. Pensavo che crescesse molto più rapidamente. Ma il valore è 4,9. Ci dai 4 cosa? Sinceramente, io te ne chiedo anche 7,4. Il massimo è 4 e qua, addirittura, cioè non ti smuovi proprio. Controfferta, eh no. Facciamo così, guarda. 7 e qua, no, 7 e 4 no, il negozio è troppo. Aspetta, facciamo così, facciamo 6 e 4, dai. Dai che 6 e 4 ci stai. 4 e 4. Controfferta, rinegozia. Facciamo 6. Dai, guarda che forte, ti stai perdendo un grande campione. Vabbè, ciao. Non capisci niente di pallone. Vabbè, abbiamo venduto. Però dobbiamo vedere se poi si mette d'accordo. Rodriguez, esterno sinistro. Quindi ci serve anche un altro esterno sinistro. Ma con 30 milioni ne prendiamo uno forte, penso. Magari anche qualcosina meglio. Anche perché, proprio con gli esterni, secondo me non stiamo messi poi tanto male. Allora, vediamo un po'. Manchester City, sarebbe molto piacere. Perché vincendo ci portiamo a casa un altro buon gruzzoletto. Gestione squadra. Allora, Mbappé sta giocando veramente bene a sinistra. Faccio giocare Martinelli. Dai, faccio la finale, voglio vedere come mi gioca Martinelli. Ranieri? Mettiamo Ranieri con Brady, scendi qua. E mi porto anche Zanellato, dai. Anzi no, faccio giocare Zanellato al posto di Pogba. Però Pogba lo voglio portare. Perché Pogba è sempre Pogba. Dai, giochiamo così. Dai. Andiamo a ribeccarci sta prima coppa, che palle il sole. Crociata. Stanno fregando le mani in attesa che inizi la stagione. Intanto, beh, oggi possono godersi questa finale. Dai. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Hai capito a Martinelli? Hai Hanno fatto un ulteriore passo avanti verso la capito a vittoria decisiva. Martinelli? I tifosi ci credono, hanno voglia di festeggiare un successo della Martinelli nazionale. praticamente non Rodriguez segnava da una mette la vita e testa per poi ora. Un grande gesto tecnico, ti fa grande questo gol. prontezza, E enorme vabbè. decisione. Ed Martinelli, ecco dunque arrivato magari il non ti momento dell'1 vendiamo. a 0. Magari. Dipende sempre da quanto arrivano i soldi, eh. Occhio, eh. Io ho già un'idea come esterno.
Sinistro, eh. Non ho capito che cosa ha fatto. Sì. Così ti voglio. Ecco Mbappé che si mola. Doppietta di Martinelli. C'è grande euforia in campo sugli spalti. È una finale, la tensione. La voglia di vincere mi sta alla E qui è crisi, ragazzi. È crisi. Vai Enzo! Mannaccia. Ok. Bravo qui a smarcarsi. Bellissimo tiro! Mamma mia! Hai capito, crociata! Quest'anno, ragazzi, abbiamo lo squadrone esagerato. Cioè, il punto debole di crociata è il tiro da lontano. Guarda lì che tiro che ha fatto. Vabbè, forse il portiere qualche problema. È fallo. Oh, è fa. Scusate, ma quello è fallo sul Zanellato? Per me è fallo, eh. Cioè, la VAR qua non interviene. Guarda là. Boom. Arbitro, quello è fallo, eh. Ecco. Bellissimo. No, che mazzo tremendo. Guarda, non c'è niente da fare. Sempre una fortuna tremenda proprio. Vabbè. E pura. C'è spazio per andare. Dai. Ah, che peccato, poteva essere la grande palla. Sostituito da Sterling, giocatore che ha nella facilità di corsa, occhio, in porta le sue armi migliori. Difficile da recuperare quando si lancia in velocità, trova la porta con regolare. Prova a far partire il tiro. Il vantaggio del City. Importante, ovviamente, ancora lunga Stefano. E dai, dai, ma dai, che ti sei fatto fregare, dai. Grande caparbietà, hanno voluto l'asimo. Grazie, ovviamente, se dovessero esserci novità, richiedi pure la linea. Condizione interessante. Aspetta, Pogba. Vediamo cosa inventa ora. Buona intuizione qui. Eh sì, stavamo palleggiando da 3 ore, stavamo palleggiando. Ah, vedete quando poi c'avete uno in campo così. Oh, che azione, mamma mia, guarda lì. Gioia incontenibile per loro. Beffa atroce per la formazione avversaria. Il compito non facile di inaugurare la serie dal dischetto. Aia. Oh, ma vai. Ma porca miseria, non me lo ricordavo che battesse rigore così. A destra, vai. Mamma mia, questo le piglia tutte. Fantastica parata questa. E c'è il gol. Ok, bravo. Pallone sistemato sul dischetto. Ma io cambierei lato, andiamo a sinistra, vai. Bello, grande. Enzo, Enzo. Aspetta. Bravo, ok. Si presenta sul dischetto. Cambia lato a sinistra. Porca miseria. Va appena a sbagliare, eh. E quando la prendi così, bellino? Quando la prendi così? Lo tirerai un a sinistra, penso di sì. Demenses. Non ti fare ipnotizzare, te me. E vai! Bravo De Menzies! Altra coppa l'abbiamo vinta, eh!
Nel senso che praticamente adesso dovrebbero arrivare anche i 30 milioni di Rodriguez, se si sono messi d'accordo. Vediamo un attimo. Premio torneo, tua prestazione da me. Siamo contenti che la squadra abbia raggiunto la fase finale. Vabbè, premio torneo, altri 5-5. Mi dedico un attimo alla crescita. Ok, Rodriguez venduto. Ci danno altri 26 milioni, il che è abbastanza buono. Ufficio c'è anche un'altra cosa, c'era. Offerta per il prestito di Vugu. Vu in prestito 74, valore 12 milioni. Ma aspettate, che Vu mi pare che lo volevamo. No, Vu mi pare che non lo posso dare in prestito. Perché se non mi sbaglio, è un 74 alla sinistra. Aspettiamo un altro poco. Rifiutiamo un attimo un'offerta perché voglio capire come stiamo messi con. Perché visto che l'abbiamo venduto anche Rodriguez. Per cui come budget stiamo sui 150 milioni più o meno, penso, sì. Più di tanto non penso che vedremo. Dobbiamo capire chi possiamo acquistare con 150 milioni. Qualcosa secondo me la possiamo prendere. Tenete presente che adesso abbiamo bisogno anche di un esterno sinistro. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.